La socialite americana aveva ufficialmente concluso il suo secondo matrimonio con Ernest Aldrich Simpson 86 anni fa, aprendo la strada a Wallis Simpson per sposare in seguito Edoardo VIII. Wallis Simpson e il suo desiderio di sposare il re, Edoardo VIII, lasciarono la Gran Bretagna e il Commonwealth affrontando una delle più grandi crisi costituzionali della sua storia. Il 27 ottobre segna la data in cui la signora Simpson ha ricevuto la notifica che il suo divorzio da Ernest Simpson era stato finalizzato ed era pronta a sposare l'allora monarca. È emerso, tuttavia, il controverso divorzio di Wallis, il secondo dopo il matrimonio con il suo primo marito, Earl Winfield Spencer Jr. Crollò nel 1927, in realtà fu originariamente sconfitto in tribunale, in quella che fu descritta come una farsa giudiziaria. Robert Egerton, un avvocato che ha lavorato al caso, ha fornito un resoconto del procedimento di divorzio che ha aiutato a portare avanti l'abdicazione di Edward nel corso dell'anno, ma ha notato che l'hotel coinvolto nel procedimento era troppo esclusivo per il signor Wallis per aver commesso adulterio in questo, mostrano i documenti, significava che il primo tentativo di Wallis di dimostrare che l'adulterio era il motivo alla base della sua decisione di divorziare dal signor Wallis non era considerato una ragione sufficiente, e quindi fu abbandonato. Tuttavia, col tempo, il divorzio fu finalizzato. Edward abdicò un anno dopo, nel 1937, la coppia si sposò, prima di passare il resto dei loro giorni come coppia negli anni 70 come una coppia felicemente sposata. Il tempo di Edward come monarca, e la successiva scomparsa e relazione con Wallis, è stato riversato dalla critica, incluso l'autore di Traitor King. The Scandalous Exile of the Duke and Duchess of Windsor, Andrew Lowney. La relazione tra Edward e Wallis è stata in passato paragonata a quella del principe Harry e Meghan Markle, con quest'ultima simile in quanto a divorziato americano. Il signor Lowney è tra coloro che hanno tracciato parallelismi tra le coppie, dicendo a express.co.uk, erano enormemente simili, lo stesso troppo, una donna americana divorziata che è ambiziosa, entrano in dibattiti sulla sicurezza, su cosa sono autorizzati a fare, sul riconoscimento se diventeranno un'altezza reale.